Con l'arrivo della bella stagione voglio consigliarvi 5 posti vicino alla Lombardia, perché io sono qui appunto in Lombardia, quindi conosco meglio i posti qua vicino, da visitare o in giornata o in un weekend di 2 o 3 giorni. Per ogni luogo vi consiglierò l'attrezzatura minima da portare per ottenere foto di un livello superiore. Ho fatto una lista partendo da, diciamo, quello tra virgolette meno bello, arrivando fino al primo, che sarà il mio preferito. Poi magari per voi è un altro posto. Questa è la mia lista dei miei 5 posti preferiti qui vicino alla Lombardia. Ciao a tutti ragazzi, sono Nick, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Arrivando la bella stagione si ha sempre più voglia di girare e andare a scattare delle ottime foto, quindi vi porterò questi 5 miei posti preferiti per ottenere degli scatti di un livello superiore. Il quinto classificato in questa mia lista è Comacchio. Sono stato ben 2 volte a Comacchio e ho fatto 3 giorni, quindi questo è un viaggio che vi consiglio di fare almeno durante il weekend, ma magari partite di venerdì e tornate la domenica. Così avrete l'occasione di fotografare alba e tramonto più di una volta in posti diversi e riuscirete a ottenere qualcosina di meglio giorno dopo giorno. Inoltre Comacchio a me è piaciuta molto perché c'è tanta fauna, ci sono aironi, ci sono volatili di ogni genere, quindi potete usare l'alba e il tramonto per fare fotografie di paesaggio e potrete usare il centro della giornata per andare a fotografare la fauna del posto, perché è molto interessante. Quindi come attrezzatura vi consiglio di portarvi un cavalletto bello stabile, appunto per poter fotografare di paesaggi usando anche delle lunghe esposizioni. Vi consiglio sicuramente un filtro polarizzatore per poterlo montare fronte alla lente e ottenere il massimo sui riflessi dell'acqua, se li vogliamo o non li vogliamo, e sicuramente dei filtri ND per riuscire a tenere i tempi di scatto un po' più lunghi e giocare un po' più con l'acqua. Le 2 lenti che vi consiglio sono naturalmente un grandangolo, può essere anche un grandangolo zoom, magari un 16-24 per fare fotografia di paesaggio, e un teleobiettivo che sia almeno 300 mm su APS-C. Se abbiamo un full frame dovremo andare un po' più in là con la focale, altrimenti cropperemo un po' di più in post-produzione. Però è molto importante avere queste 2 lenti per ottenere il massimo dal vostro viaggio a Comacchio. Il 4º posto nella mia classifica sono le cascate della Val Vertrova in provincia di Bergamo. Sono delle bellissime cascate, la parte iniziale diciamo che è molto più per la famiglia perché è abbastanza pianeggiante e non c'è tantissimo, ma poi prendendo il sentiero in salita si va in questa sorta di canyon molto bianco e appunto scavato nella roccia con l'acqua azzurrissima e veramente magica come acqua, come colore dell'acqua, perché appunto scorre su una superficie di roccia bianca, quindi il colore è veramente molto molto limpido. Questa è un'escursione che si può fare tranquillamente in giornata perché appunto è abbastanza vicino e anche la camminata dura 2-3 ore. Se vi fermate a fare le foto, magari a pranzare, a mangiare qualcosina, magari si allunga un po' di più, però se andate spediti in 3 ore avete fatto tutto il giro e sicuramente è un posto interessante per fotografare. E l'attrezzatura che vi consiglio per questa escursione è sicuramente una lente grandangolare per fare fotografie di paesaggio. Vi consiglio un cavalletto un po' più versatile e maneggevole, come può essere per esempio il Gorillapod, così potete appoggiarvi sulle rocce, magari andare anche più vicino al terreno senza dover tutte le volte aprire un cavalletto grosso e ingombrante. Poi vi consiglio, se ce l'avete, una lente tipo macro, che anche se non è proprio una lente macro, che però vi permetta di fare una messa a fuoco molto ravvicinata, perché essendo immersi nella natura abbiamo qualche fiorellino, magari qualche insetto e riusciamo a fare delle fotografie un po' più diverse rispetto al classico grandangolare. Poi sicuramente, visto che stiamo fotografando dell'acqua, vi consiglio di portarvi il filtro polarizzatore e se ce li avete portate anche i filtri ND, così potrete giocare un po' di più sui tempi di esposizione. Il 3º posto nella mia classifica sono le cascate del Vo e la diga del Gleno.
Ragazzi, questi due li ho messi insieme perché sono veramente molto vicini, si possono tranquillamente fare in giornata, quindi non serve dormire fuori, e sono molto interessanti. La diga del Greno è molto molto particolare perché è una diga bellissima che se ne vedono molto poche così in Italia, ma credo al mondo. E le cascate del Vo sono una meta classica perché è una località molto rinomata. Il percorso è abbastanza semplice e prima di arrivare alla cascata c'è questa bellissima camminata in questo boschetto quasi magico dove ci sono, nel periodo giusto naturalmente, molti funghi. Quindi come attrezzatura vi consiglio sicuramente il grandangolo per fotografare la cascata e la diga. Vi consiglio una lente che sia macro o con una messa a fuoco molto ravvicinata per fotografare i funghi, che sono tanti e diversi, e qualche insetto se lo trovate. Sicuramente vi consiglio di portarvi filtri polarizzatore e se avete anche gli ND. Per quanto riguarda il cavalletto, io mi sono trovato molto bene con il Gorilla Pod e Basta, perché appunto tutte le volte tirare fuori il cavalletto, allungare le gambe, viene lunga. Invece, essendoci molte rocce, essendoci comunque degli appoggi vari, anche con un buon Gorilla Pod potete ottenere degli ottimi risultati e viaggiare più leggeri. Il secondo posto che vi consiglio sono le Cinque Terre. Però qui, essendo un viaggio abbastanza lungo, ma più che altro essendo tante le mete da visitare, da vedere, vi consiglio di stare via almeno 3 giorni, 2 notti e 3 giorni. Così potrete almeno visitare le 3 fotograficamente più belle, che sono Manarola, Vernazza e Rio Maggiore. E visto che siete lì in zona, magari il giorno di arrivo o il giorno della partenza, potrete anche andare a vedere Porto Venere, che è molto molto bella. Non fa parte delle Cinque Terre, però è lì abbastanza vicino. Io questo giro l'ho fatto, ogni giorno cambiavo destinazione, sono anche ben collegate con il treno che passa molto molto spesso e ci mette veramente poco tra una meta e l'altra, e vi consiglio naturalmente di fare alba e tramonto nella stessa location, così da ottenere il massimo da questo viaggio. Come attrezzatura vi consiglio innanzitutto un buon cavalletto stabile, perché spesso c'è vento e quindi vorremmo evitare fotomosse. Il Gorilla Pod io lo consiglio sempre perché è utile e versatile, si può anche mettere in posizioni strane, magari attaccarlo a una ringhiera, a una pianta, a un ramo e fare delle composizioni diverse dal solito. Sicuramente, siccome andiamo a fotografare dell'acqua, vi consiglio il filtro polarizzatore e vi consiglio naturalmente anche i filtri ND. In questo caso però, per le Cinque Terre, siccome si ha una bellissima visione notturna anche del cielo stellato, vi consiglio di portarvi un grandangolo con una apertura molto larga, magari dall'f2.8 in giù, così da poter anche fotografare la scena notturna ottenendo il massimo da quella location. E al primo posto di questa mia classifica metto le cascate del Dardania, che sono vicino a Bologna. Io qui ci sono stato 2 volte e devo dire che ogni volta sono rimasto incantato da questo paesaggio e da questa natura, perché questo è un percorso totalmente immerso nella natura con tantissimi salti d'acqua e cascate ed è molto molto verde. Si vede che è una zona molto umida e cresce tantissimo verde proprio, quindi anche il colore è molto interessante. In più, naturalmente, abbiamo tante cascate in poco spazio e quindi riusciremo a ottenere tantissimi scatti diversi muovendoci di abbastanza poco. Ci sono 2 tipi di percorso, si può parcheggiare l'auto in alto e scendere seguendo il corso delle cascate per poi ovviamente risalire e tornare all'auto, oppure si può fare il secondo percorso, che è quello parcheggiando l'auto in basso, si parte con una strada pianeggiante per poi risalire sulle cascate e poi riscendere e tornare indietro. Io ho provato tutti questi 2 percorsi, ovviamente li trovate qua sul canale, e ve lo consiglio vivamente perché potrete ottenere degli ottimi scatti. Come attrezzatura vi consiglio naturalmente un buon cavalletto, ma vi consiglio anche il Gorilla Pod o comunque un cavalletto che sia abbastanza basso e versatile per poter ottenere degli scatti ottimi stando molto vicino all'acqua.
Poi, naturalmente, andando a fotografare dell'acqua, vi consiglio il filtro polarizzatore e per giocare un po' di più con le lunghe esposizioni e l'acqua in movimento, naturalmente vi consiglio anche i filtri ND. Siccome questo è un posto fantastico immerso nella natura, se avete un drone, qui è il momento buono di utilizzarlo, perché riuscirete a fare delle riprese e anche delle fotografie aeree veramente mozzafiato. Questi erano i miei 5 posti preferiti qua vicino alla Lombardia, da visitare in giornata singola o in 2 o 3 giorni. Ma vediamo un bonus. Questo bonus ve lo voglio dare perché è stato un percorso bellissimo, non tanto dal punto di vista fotografico, perché non ho ottenuto degli ottimi scatti, ma per la storia che c'è dietro, ed è il percorso delle 52 gallerie, o percorso della prima armata. Questo è un percorso di trekking abbastanza di alto livello, perché è molto faticoso e c'è moltissimo dislivello, però è veramente fantastico. E ragazzi, la discesa è molto semplice perché c'è un percorso alternativo, quindi potete fare la camminata in salita seguendo tutte le 52 gallerie e poi la discesa sarà molto molto semplice. Però ve lo consiglio, lo potete tranquillamente fare in giornata, perché è molto interessante e molto bello da proprio come esperienza personale, tralasciando la parte fotografica. Se questo video ti è stato utile e hai scoperto dei nuovi posti, lasciami un like e se ancora non sei iscritto al canale, fallo immediatamente. Pubblicherò i video ogni lunedì, perché con il nuovo lavoro faccio fatica a produrre il video durante la settimana, quindi utilizzerò il weekend per creare il video e lo posterò lunedì alle 6 come sempre. Se ancora non lo fai, seguimi su Instagram a nicolas.toninelli e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!